benedici di tante. Il Signore sia sulle tue labbra e nel tuo cuore, perché tu possa annunciare degnamente il suo Vangelo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Lettura del Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. In quel tempo, il Signore Gesù espose ai suoi discepoli un'altra parabola, dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania? Ed egli rispose loro: un nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero: vuoi che andiamo a raccoglierla? No, rispose, perché non succeda che raccogliendo la zizzania onesta sradicate anche il grano. Lasciate che l'uno e l'altro crescano insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura rivolgi ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatele le fasci per bruciarla, i grani invece riponetelo nel mio granaio. Espose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido tra i suoi rami. Disse loro un'altra parabola: il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina, finché non fu tutta lievitata. Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole, e non parlava ad esse se non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Poi congelò la folla ed entrò in casa. I suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli: spiegaci la parabola della zizzania nel campo. Ed egli rispose: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il campo è il mondo, e il seme buono sono i figli del regno. La zizzania sono i figli del maligno, e il nemico che la seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo, e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà la fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità, e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore dei denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Che orecchi ascolti. Parola del Signore. Lode a te, Cristo. Tra le 3 parabole del Vangelo di oggi scelgo di soffermarci un attimo sulla parabola della zizzania e del buon grano, anche perché non mi è difficile, nel senso che Gesù stesso ci ha dato la chiave di lettura. Ma proprio di fronte alla spiegazione di Gesù mi sembra che non sarebbe spiritualmente fruttuoso entrare subito in un atteggiamento di tristezza, di rassegnazione. Sapete, l'atteggiamento di chi dice: ma la storia è andata sempre così, andrà sempre così. Gesù stesso ce l'ha detto, un cocktail di bene, di male, e noi siamo in mezzo, non c'è niente da fare. No, a me sembra che pensieri di questo tipo, che pure ci assalgono, quando accendi la tele e vedi ancora la guerra, ancora quell'omicidio, ancora... Ecco, pensieri così non siano evangelici. Anzitutto perché lasciano trasparire un po' di mancanza di fiducia nei confronti
del Signore risorto che è vivo nei confronti della provvidenza di Dio, quasi che a Dio non importi nulla della sorte di noi uomini. E invece abbiamo pagine e pagine nella Bibbia, compreso il Vangelo di oggi, in cui si vede che Dio fa di tutto per starci vicino. Andate a rileggere anche la prima lettura. E così facendo Dio inizia a dissetare quella fame, quella sete, quel desiderio di Lui che ci abbiamo in cuore. Ricordate Agostino: Signore, c'è fatti per Te, e il nostro cuore è inquieto fin quando non riposa in Te. Quindi l'atteggiamento migliore, a mio avviso, sarebbe quello che affiora dalle parole del Salmo responsoriale: il mio aiuto viene dal Signore, Egli ha fatto cielo e terra, il Signore mi custodirà da ogni male, Egli custodirà la vita mia, dei miei cari. Questo è l'atteggiamento credente. Non è vero che il Signore si disinteressa di noi. Quindi la parola di Dio di stamattina ci rincuora, ci dice che, come ha promesso Gesù, no? Avviene, quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me. Certo, da Dio lo fa, non lo fa da uomo, e questo tante volte ci spiazza, ma lo fa. Dunque, le letture di oggi ci spingono a superare la rassegnazione di fronte effettivamente a questo mondo dove zizzania e buon grano crescono, e sembra che la zizzania abbia la meglio. No, la parola di Dio ci dice: no, non è così. Il Signore, anche senza farsi notare, perché Lui agisce sempre nella discrezione dell'amore, attrae ma non abbaglia. Ecco, il Signore sta facendo maturare il buon grano, nonostante l'infestazione della zizzania fuori di noi, ma ammettiamolo, anche dentro il nostro cuore. E attraverso vie misteriose, che non sono tante volte le nostre vie, questo ci scandalizza certe volte, ci mette in crisi, Dio sta mandando avanti la creazione. Sto facendo una cosa nuova, dice nella prima lettura, ma non ve ne accorgete. Il Signore sa scrivere dritto sulle nostre righe storte. Il Signore sa far concorrere tutto al bene di chi come noi cerca di amarlo. E nonostante tante resistenze, Dio continua a far crescere il suo regno nella storia. Proprio come quel granellino di senape che diventerà un albero, come quel grammo di lievito che farà lievitare tutta la pasta. Ecco, la seconda e la terza parabola di oggi possono essere sintetizzate così, ma a me interessa combattere, diciamo così, la rassegnazione anche di questi tempi. Non è da cristiani, anche perché può diventare una scusa per non rimboccarci le maniche. Ci sono cristiani lamentosi, cristiani che continuano a lamentarsi del mondo, della società, della Chiesa, senza muovere mai un dito, senza lanciare mai un seme buono. Secondo aspetto che vi lascio come intuizione, poi rifletteteci voi quest'oggi: la parabola del frumento e della zizzania ci mostra anche quanto sia inutile l'atteggiamento di chi vuole per forza che Dio scateni il suo giudizio universale in anticipo. Ci viene questa tentazione, anche in me. Ma perché Dio non brucia quello lì? Perché non lo fulmina? Un bel infarto e si è finita. È la causa di tutte le guerre. E il Signore ci ammonisce però: ricordati che non sta a te. Non sta a te giudicare. La vera domanda è: cosa posso fare io, oggi, adesso, per seminare un po' di grano nell'angolino di terra della mia vita? In concreto mi sembra che il Signore susciti dentro di noi invece due atteggiamenti da cristiani positivi, che appunto prendono le distanze dalla rassegnazione passiva e dall'inutile mormorazione contro il mondo intero. No, gli atteggiamenti sono il realismo,
realismo cristiano, ma anche la speranza operosa. Il realismo cristiano, secondo me, significa che non dobbiamo illuderci che certi valori umani, autenticamente umani, siano oggi condivisi da tutti. Realismo significa non immaginarci che le persone, e ovviamente ci siamo dentro anche noi, che le persone accolgano certi valori, accolgano la nostra fede quasi per istinto naturale, senza alcuno sforzo, senza alcun sacrificio. No, non è così. Si fa fatica quando c'è guerra, e nel mondo c'è guerra, ce l'ha detto Gesù, tra il bene e il male. Però appunto non possiamo limitarci a criticare gli altri. Dobbiamo, a mio avviso il Signore ci sta spingendo stamattina in questa direzione, inventare con carità intelligente, intus legere, la carità che sa leggere dentro una situazione, una carità concreta, realistica, trovare mezzi, iniziative, stili di vita dove l'uno aiuta l'altro a seminare cose buone in questo mondo. E poi naturalmente verificare questo, verificare con realismo come mi sto rapportando con le persone sul posto di lavoro, all'università, in condominio. È evangelico il mio stile di vita? Il mio comportamento è onesto o no? Determinate abitudini che mi porto dietro magari da anni sono, secondo il Vangelo, c'è dell'incoerenza. Realisti come Gesù, però. Realisti anche nel senso di dire: c'è il tentatore, l'avete sentito Gesù Cristo, no? C'è il tentatore e lui fa la sua parte, semina sempre male, divisione, e lo vediamo nel mondo, ma anche nelle nostre case, certe famiglie che pure dove c'è stato un matrimonio in chiesa e vengono spaccate. C'è il tentatore anche nelle nostre comunità cristiane, ma c'è anche nel nostro cuore. Ecco allora il non essere ingenui. Io sono immune dalle tentazioni, ma no, sei come tutti noi. È chiaro che se rimani in quella situazione ambigua che ben conosci, prima o poi scivoli in quel peccato, lo sai. Scappa via prima, fa come Gesù, va via, scaccia Satana, non so. Secondo atteggiamento, quindi realismo cristiano. Secondo atteggiamento però, speranza operosa. I cristiani sono uomini e donne di speranza, che non vogliono arrendersi al male, vogliono combattere con Gesù per il bene, contro il male, senza rassegnarsi, quasi che nella storia esista il caso, ma non esiste il caso, non esiste il destino cieco e ineluttabile. Esiste Gesù Cristo che è vivo e che continua a far cose nuove, ad attrarre a sé. Noi crediamo in questo, che il bene sia più forte del male, ma non è illusione, non è moralismo, è Gesù Cristo. È Gesù Cristo che ce l'ha promesso e agisce Lui. Certo, agisce non da mago, agisce attraverso persone buone, come tentiamo di essere. Lievito che fa crescere la pasta della società, coloro che tentano di vivere come Gesù. Sperare per noi, nonostante qualche nostro limite, qualche peccato, qualche vizio che ci portiamo dietro da secoli, ma sperare anche per gli altri, anche in chi ha sbagliato, sì, anche in chi ha sbagliato, in chi ha peccato, perché poi la cattiveria è peccato, bisogna anche dirlo. E vogliamo imitare in questo Gesù ancora una volta. Lui sapeva ben distinguere: è peccato, però tu peccatore sei accolto nel mio cuore, vieni, entra nel mio giro.
Noi cristiani cerchiamo di condividere la pazienza di Cristo, che si vede nella parabola di oggi. Ci costa tanto, ma noi cerchiamo di condividere la pazienza di Cristo, che non sradica, no, che è capace di miscelare verità e carità. La verità nel dire che certe cose vanno male a casa, e bisogna dirlo qualche volta, vanno male nel governo, vanno male nella società. Dire la verità, ma con carità, con la carità che sa anche attendere la situazione giusta, che sa vedere la maturazione dell'altro, che sa intuire qual è il momento giusto perché l'altro accolga la verità che pure io prima o poi devo dirgli, prima o poi, per evitare di offendere, per evitare di bloccare la crescita di una persona. Senza dubbio ci nascono dentro dei dubbi, sì, ma quello lì non si convertirà mai, ne ha fatte di tutti i colori, cosa vuoi ricavare da uno così? Magari dovremmo anche intervenire, usare delle misure drastiche perché non faccia altro male. È chiaro, noi siamo dalla parte sempre delle vittime, non dei carnefici. Però, quando pure dovremo usare delle misure drastiche, dure, lo faremo non con il senso di vendetta, ma Dio dovrebbe bruciarli vivi, ma con una stretta al cuore. Perché? Perché in fondo anche noi che cerchiamo di seguire il Signore da anni siamo un po' vittime, un po' carnefici, un po' buon grano e un po' zizzania. E allora comprendiamo gli altri, cerchiamo di usare una carità fondata sulla speranza. Come diceva San Paolo, cos'è la carità, diceva San Paolo? La carità tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. Bellissimo, anche se è difficile. E allora, consapevoli che il Signore ci ha indicato la via, ma è una via bella e in salita, gli chiediamo una mano, qui, a messa. O Dio, Padre nostro, donaci lo spirito del tuo Figlio per saper distinguere nel nostro cuore, intorno a noi, il grano della realtà che conta e la zizzania dei nostri piccoli e grandi egoismi. Donaci, Signore, quel sano realismo cristiano capace di guardare in faccia alla realtà e di combattere qualsiasi forma di cattiveria. Ma soprattutto, Signore, rinvigorisci in noi la speranza operosa, così da collaborare con Te nel campo del mondo in modo tale che sovrabbondi prima o poi il Tuo buon grano. Così sia per noi tutti.